Un concerto per coro e orchestra con solista per festeggiare il ritorno all'attività del principale organo del Santuario Mariano di Montegrisa, appena ristrutturato. Un'iniziativa voluta dal rettore del santuario, padre Luigi Moro, che ha visto la partecipazione del coro Alietum di Isola d'Istria, dell'orchestra da camera Gli Archi dei Patriarchi di Cormons e dell'organista Alessandra Esposito. I lavori di recupero del prezioso strumento, realizzato 35 anni fa dalla Mascioni, tra le più antiche fabbriche del settore d'Europa, sono stati portati a termine grazie a un contributo della Fondazione CR Trieste di oltre 36.000 euro e hanno previsto lo smontaggio di tutte le canne, la loro riparazione, la pulizia totale dell'impianto e la riaccordatura. Dopo aver dato ripetuti segni di malfunzionamento, nel marzo 2016 l'organo fu sottoposto a un controllo da parte della stessa Mascioni, che da 40 anni si occupa anche di restauro e ricostruzione. L'esito della perizia rivelò che più parti erano in cattive condizioni, molto usurate e mal aggiustate nel corso degli anni da parte di altre ditte, che con il loro intervento avevano quasi reso inutilizzabile lo strumento. Ora, finalmente, il recupero dell'organo, celebrato con un importante momento musicale.